Salve a tutte e tutti, eccomi di nuovo qui ancora una volta, il vostro Saint-Chan. Beh, ogni tanto seguo i commentari che si vanno accumulando al video musicale di Povia, Chi comanda il mondo, che ho visto che gli ha anche cambiato il titolo perché lo ha messo anche in inglese. Ha fatto un video più corto, cioè no, un video più corto, un titolo più corto. Come vedete, io non taglio i miei video se faccio degli errori, ma mi correggo. Ha fatto un titolo più corto, Chi comanda il mondo, e l'ha anche scritto in inglese. Prima mi sembra che era più largo, vabbè, ma di quello ce ne può fregare di meno. Allora, ogni tanto si rinnovano i commentari e io li leggo tutti. In molti hanno ragione, perché ognuno a modo loro c'ha ragione. Quelli che vogliono uscire dall'euro e quelli che invece non vogliono uscire dall'euro. Io direi che ci sono un 50% di probabilità che abbiano ragione quelli che vogliono uscire dall'euro e un 50% di probabilità che abbiano ragione quelli che non vogliono uscire dall'euro. Ora mi spiego. Il problema non è se uscire o no dall'euro, se tecnicamente o no sia corretto e se sia economicamente viabile e conveniente. Il problema è chi dovrebbe uscire dall'euro o chi dovrebbe invece contrattare una migliore posizione nella zona euro. Perché mi spiego meglio. Tutto sta nella determinazione dei nostri politici e in chi dovrà guidare l'operazione di uscita dall'euro, oppure in chi dovrà discutere una migliore situazione per l'Italia nella zona euro. Perché fino adesso nessun governo italiano è stato forte ed autoritario come per assicurare all'Italia una migliore stabilità in zona euro, perché bisogna farsi rispettare anche. Allora, se si vorrà traghettare l'Italia fuori dall'euro, i nostri politici faranno come Capitan Nemo, che porteranno il paese fuori dalle 20.000 leghe sotto i mari nei quali si trova, oppure il politico di turno che dovrà traghettare fuori l'Europa sarà come il Caronte, che in pratica al nostro paese gli farebbe il funerale. Quindi tutto dipende. Le teorie di uscire fuori dall'euro possono essere giuste, anche le teorie di rimanere in zona euro sono giuste, ma tutto dipende non solo dalla contingenza e dalla convenienza, ma anche da chi dovrebbe fare queste operazioni. Perché se gli stessi politici che fino adesso non hanno potuto o voluto, non si sa, contrattare una migliore presenza dell'Italia nell'Europa, contrattare una migliore influenza per l'Italia, una forza decisionale, posizione di potere, sarebbero poi gli stessi, la stessa classe dirigente burocratica, con gli stessi vecchi schemi, le stesse vecchie orientazioni, a voler portare fuori l'Italia dall'euro, così come l'hanno mantenuta nell'euro, perché non hanno saputo contrattare una posizione di potere forte per l'Italia, che l'Italia potrebbe stare al posto della Germania, dovrebbe stare al posto della Germania, solo che con la classe dirigente corrotta che abbiamo, con le leggi e le normative vecchie, tutto da rifare nel paese, la corruzione e i lavori che non si fanno, voi lo sapete meglio di me. Con questa vecchia classe politica non abbiamo avuto una posizione predominante in Europa come ci meritavamo. Adesso, se questa stessa vecchia classe politica contratta l'uscita dall'euro dell'Italia, e probabilmente sarà un fracasso. Invece, sia che la classe politica dirigente ed economica italiana debba
pensare a traghettare l'Italia fuori dall'Europa, sia che debba invece potenziare la presenza dell'Italia in Europa, deve essere una classe politica forte, decisa, con credibilità da spendere. E allora, sia che rimaniamo in Europa, che usciamo dall'Europa, dall'euro, dall'Unione Europea, economica europea, perché si parla di uscire fuori dall'Europa, non è che andiamo a mettere il nostro paese geograficamente in Asia. Per uscire dall'Unione Economica Europea e dalla zona euro, o per rimanervi e contrattare una posizione migliore, bisogna avere una migliore classe dirigente. In questo momento non penso che stia all'altezza di nulla la nostra classe dirigente, né per rimanere nell'euro né per uscire dall'euro. E questa è la tristezza. Non so se vi rendete conto. Quindi il mio corto messaggio di oggi, la mia breve contribuzione e frugale alle considerazioni e ai commentari che ho letto in questi giorni, questi 4-5 giorni, forse anche prima di fare dei video sull'argomento, anche se io ho iniziato a parlare di queste cose da prima di vedere il video, però ecco, dall'ultimo commentario che ho fatto appositamente per voi tutti e per Povia, ho letto molti commentari e adesso faccio quest'altro video che faccio apposta per commentare i commentari e il video in sé. Il problema non è se rimanere o no nell'euro, se rimanere o no nell'Unione Europea. Potrebbe risultare pure un problema di fondo tutto questo, ma il problema vero è se si rimane nell'euro e se si rimane nell'Unione Economica Europea. Bisogna comunque avere una classe dirigente, politica, funzionari, burocrati. E anche se invece si decide di uscire dall'euro e dalla Comunità Economica all'altezza. Europea, il traghettamento dell'Italia fuori dal recinto europeo lo deve fare una classe, in comune accordo, una classe dirigente, burocratica, politica, funzionari ed industriali che siano all'altezza, perché non vorrei che una crociera fuori dall'Europa, dalla Comunità Economica Europea e una crociera fuori dall'euro si trasformasse per l'incompetenza della classe dirigente economica, burocratica, politica, industriale e anche della gente che magari per salvarsi dall'inflazione compra dollari, si trasformasse, dicevo, una crociera fuori dall'eurozona invece in un funerale, trovandoci con dei politici che sono più uguali al traghettatore Caronte che non so, a Capitan Nemo. Ecco, non pensiate che uscire dall'euro sia una gita come quelle pubblicità della Findus, di Capitan Findus, che porta tutti i bambini nella sua barca a mangiare i bastoncini di pesce Findus. Non immaginatevi che il traghettatore dell'uscita dall'euro possa essere Tonno Nostromo, l'insuperabile, perché c'è l'olio di oliva. A noi né olio di oliva né olio di ricino ci bastano per uscire dall'euro, ma una vera classe dirigente, non improvvisata, che si improvvisano con il programma fuori Non dall'euro. Ma pensiate che che per facciamo uscire per supportare dall'euro l'uscita dall'euro la barca e per italiana si ritornare alla debba lira di accontentare? gente che ha visto da piccola, da giovane, le avventure del capitano Harlock, oppure che hanno l'esperienza di navigazione per aver letto i fumetti di Corto Maltese? Se ci sarà un'uscita dall'euro, sarà una navigazione dura, irta di ostacoli. Dovremo passare fra Scilla e Cariddi e vincere il ciclope della miopia, perché Polifemo è sempre in agguato. Non bisogna vedere le cose con una certa piattezza, dentro euro, fuori dall'euro, usciamo, rimaniamo dentro, come se si trattasse di uscire da un istituto bancario. Entro, esco, c'è soldi dentro, c'è soldi fuori. Non è così facile. Bisogna avviare tutto un processo.
E se la transazione non è ben chiara, se i politici sono quelli che abbiamo oggi e se ci abbiamo più deficit che invece crediti, esci dalla porta di servizio e con i debiti. Invece devi essere un paese forte per uscire dall'euro. Quindi, tanto il rimanere dentro come il rimanere fuori dalla zona euro necessitano di una politica a largo termine e poi di un rinnovamento della classe dirigente politica. Quindi la prima cosa da fare non è pensare se stare dentro o fuori dall'euro, ma di cambiare la classe dirigente del paese, anche la classe industriale se possibile, rinnovare le regole del gioco, combattere la corruzione, ma anche gli sprechi che abbiamo per incompetenze e inefficienze. Una volta che rinnovi tutto il paese, il settore pubblico, il settore privato, la classe dirigente, puoi anche pensare di uscire fuori dall'euro perché saprai fare l'operazione, altrimenti vai in deficit. Comunque, che rimanga nell'euro l'Italia o che esca dall'euro, non si può fare con tutta la classe politica, funzionaria, burocratica che abbiamo un'uscita dall'euro perché sarebbe inefficiente. Come adesso che ci rimaniamo nell'euro, siamo inefficienti perché non ci sappiamo ben rappresentare, perdiamo occasioni. Spero che le mie idee possano contribuire a elevare la discussione e i commentari che il video di Povia creativamente ha provocato, che si veda la mia intervenzione come una provocazione, come un pensiero alternativo, creatività laterale, come un voler rinnovare e attizzare il fuoco della discussione più che della polemica. Però la mia idea in sintesi è questa: dentro o fuori dall'euro ci sono argomentazioni sufficienti, buone e valide. Però l'importante è sapere come e chi ci farà rimanere nell'euro, a quali condizioni, perché altrimenti è meglio uscire. Ma anche come e chi ci farà uscire dall'euro, perché se usciamo male ci roviniamo. Se rimaniamo senza avere una forza contrattuale buona nell'euro, ci continuiamo a rovinare lo stesso. Quindi non è detto che rimanere dentro la zona euro e dentro l'Unione Economica Europea sia buono. Forse sarebbe tempo di uscire, ma prima di uscire vediamo con quale classe dirigente si farà l'operazione, l'uscita, e se saranno capaci di fare una buona uscita dalla zona euro, perché è meglio rimanere male dentro l'euro che rimanere peggio fuori dall'euro. Quindi il problema non è dentro fuori dall'euro, dentro fuori l'Unione Europea, ma il problema è: sarà la classe dirigente politica capace di uscire dall'euro? Se fino adesso non sono stati capaci di mantenere il paese dentro l'euro in buone condizioni, adesso sarebbero capaci di portare fuori il paese dall'euro in migliori condizioni? Non lo so. Forse voi siete ottimisti e pensate in astratto, o dentro o fuori. Dentro ci stiamo male all'euro, pensate fuori con questa classe dirigente fuori dall'euro. Ecco, ho detto tutto. Dipende da quello che sapranno fare i nostri rappresentanti eletti. Se sapranno fare la transizione, è meglio fuori. Se non la sapranno fare, è meglio dentro. Perché tanto comunque dentro ci va male lo stesso, ma ci andrà peggio se i nostri rappresentanti politici non sapranno uscire dall'euro. Altrimenti tutto questo discorso dentro, fuori, euro rimane un'astrazione. Dentro all'euro o fuori dall'euro? Beh, dipende come dentro l'euro si continuerà a stare e dipende anche fuori dall'euro come si andrà e che si farà fuori dall'euro. Perché la rete di contatti che abbiamo nella Unione Economica Europea, le opportunità per le nostre industrie sono maggiori a stare fuori dall'Unione Economica Europea. Comunque, se si esce fuori dall'euro,
fuori dall'Eurozona e dall'Unione Economica Europea, bisogna saper fare la transizione. I nostri politici attuali credo che non la sappiano fare, perché non sanno contrattare una migliore posizione per l'Italia nell'Eurozona. Figuriamoci fuori che sapranno fare. Comunque quello, prima di discutere dentro fuori dall'Europa, dentro o fuori come e chi dovrà curarsi di tutte queste cose? Un uccellino ha colpito il vetro della finestra. Un altro polo rompeva. Vabbè, allora dicevo, lui stava pensando, il passerotto, dentro o fuori dalla stanza, soltanto che ha trovato il vetro e ha fatto puff. E allora noi anche possiamo fare puff nel vetro quando vogliamo uscire dalla finestra dell'Unione Economica Europea e spiaccicarci. Invece bisogna sapere aprire bene la finestra per uscire fuori dall'Europa o la porta. Allora, importante non è soltanto fuori o dentro dall'Europa, ma come ci restiamo dentro o, nel caso di uscire, chi opererà la transazione fuori dall'Europa? Lo saprà fare, sarà competente. Quanto tempo ci richiederà e quanto denaro? Beh, allora vi lascio. Ciao, tanti saluti, caro Povia. Ciao a tutti voi che la pensiate come Povia o diversamente da Povia. Io non ho un'idea ben definita. Penso che in ogni caso bisogna riflettere chi ci mantendrà nell'euro o chi ci farà uscire. Rispondetemi magari con dei video messaggi, ma mi raccomando, qualunque cosa bisogna scegliere, bisogna pensare chi la dovrà compiere. Continuare a stare in Europa e contrattare una migliore posizione o uscire dall'Europa? Chi lo dovrà fare? Sempre qualche politico. Per il momento io non ne vedo di buoni. Ciao ciao!